Ciao ragazzi, eccoci alla seconda parte del video dedicato agli arrivi di Voroshil. Andiamo subito avanti perché il video così diventa un po' più breve. Allora, continuiamo e vi parlo dei prodotti che mi è arrivato il detergente della Pure Camille. Sapete che questo qui è un prodotto a base di camomilla bio. Già ho fatto una recensione dedicata a questo prodotto, che sapete che lo adoro. Se non avete visto la recensione, ve la metto nell'info box. In pratica è un gel detergente che vi strucca bene il viso, vi elimina bene. Vi pulisce bene appunto il viso, quindi vi elimina le impurità e vi lenisce un po' quelli che sono i rossori dovuti grazie alla proprietà della camomilla al suo interno. Ne ho preso uno per me perché è finito e altri tre per le mie clienti. Poi della stessa linea ho preso la crema viso e no, giorno notte, una crema idratante giorno notte. Allora, questa linea è indicata per tutti i tipi di pelle, quindi per tutti quelli che non hanno particolari problemi di pelle e ha gli stessi ingredienti del detergente, quindi sempre a base di camomilla bio ed è molto delicata, molto carina. Poi della linea dei capelli ho dimenticato di dire prima che c'è anche il balsamo, ho preso un balsamo questo qua Nutrizione e a base di avena e vi voglio dire solo una cosa velocissima, ragazzi, tutti i prodotti della Yves Rocher, quindi balsamo, maschere e prodotti per i capelli, ma anche creme viso, tutti i prodotti, ce ne vuole veramente poco, quindi non esagerate nelle quantità perché non è necessario, ce ne vuole pochissimo. Poi se volete magari vi posso fare un video di recensione specifico sugli shampoo e ho su prodotti anche maschere o qualsiasi altro tipo di prodotto, ma in particolare parlavo dello shampoo per darvi delle dritte su come applicare gli shampoo senza irritare il cuoio capelluto. Poi ragazzi vi parlo della linea Hydra Vegetal, io ho ordinato questi due prodotti che erano un set che si vendeva, due prodotti venduti insieme, erano appunto un set, latte detergente e l'ottonico idratante che dona luminosità. Questi sono della linea Hydra Vegetal, è una linea dedicata specificatamente indicata per dare più idratazione alla pelle ed è indicata per le pelli da normale a mista, molto, molto delicata, un leggero profumo insomma di cetriolo, molto fresco, molto delicato e molto carina come linea ed è amata praticamente dalle mie clienti, anche da me perché io ho una crema giorno. Ah, ragazzi, voglio dire solo questo, vedete che guardate che tutte le creme della Yves Rocher, tutte quelle che andate a acquistare che sono giorno, anche se dove non è specificato che c'è un filtro di protezione dagli agenti atmosferici, sappiate che all'interno c'è un filtro di protezione per gli agenti atmosferici naturale, non è specificato perché per poter mettere la dicitura con filtro di protezione c'è bisogno di un componente chimico. Yves Rocher sapete che cerca di evitare questo tipo di componenti. Per cui insomma non li utilizza, ha fatto solo un paio di creme con questo tipo di filtro all'interno e appunto quella che uso io ce l'ha, però sappiate che tutte le altre creme da giorno hanno all'interno questo filtro di protezione dagli agenti atmosferici naturali, quindi andate tranquilla che siete protetti dal freddo e dal vento. Allora, poi vi parlo di questa linea, ragazzi, fantastica, la nuova linea che ha lanciato sul mercato la Yves Rocher. Questa è la Sebo Vegetal, ragazzi, 2 secondi di parole. Allora, la linea Sebo Vegetal è fantastica. Tutte le case cosmetiche lanciano sul mercato dei prodotti che sono dedicati a riequilibrare praticamente il sebo e quindi opacizzare la pelle e renderla purificata. Allora, cosa ha di particolare questa crema? Cioè questi prodotti, la polvere di Baikal. La polvere di Baikal viene estratta dalla radice di scutellaria e fino ai tempi dell'antichità viene utilizzata per rendere questa pelle opaca e dare praticamente a queste proprietà riequilibranti praticamente della pelle. Allora, non abbiate paura perché questi prodotti sono molto delicati, però vanno veramente ad agire sulla pelle. Cosa fa la polvere di Baikal? Dove avete un eccesso di sebo vi va a riequilibrare, quindi lo assorbe. Dove però non avete l'eccesso di sebo vi va a riequilibrare lo stesso la pelle, quindi senza rendervela secca. Questo quindi se voi avete la zona T lucida, per dire, mentre invece le guance sono un po' secche, non vi preoccupate, potete utilizzarlo su tutto il viso perché vi opacizzerà quelle che sono le zone lucide, mentre invece vi renderà le zone magari delle guance lo stesso morbide e setose perché ha proprio questo effetto all'interno. Nello specifico qui c'è un gommage purificante che serve appunto per pulire la pelle dalle impurità. Poi abbiamo il gel crema zero difetti, che è praticamente un gel, appunto, una crema a base d'acqua, si assorbe molto facilmente ed riequilibra tutto quello che è praticamente la grana della pelle.
chiedo scusa, la riequilibra quello che è l'eccesso di sebo e uniforma la grana della pelle ed è fantastica questa crema, vi dico la verità. E poi c'è il siero restringipori ed è praticamente un siero che viene appunto utilizzato per chi ha problemi di pori dilatati. Io vi consiglio di applicarla solo dove avete i pori dilatati e poi sopra di applicare la vostra crema giornaliera abituale. È bellissimo questo prodotto. Poi ho preso la crema antirughe benefica, questa qui notte, questa crema della Rich Cream, cioè linea Rich Cream della Yves Rocher, è arricchita ai 30 oli preziosi. Questa crema è indicata per le donne oltre i 50 anni, dai 50 anni in su, ed è fantastica questa crema proprio perché questi suoi 30 oli all'interno danno varie azioni sul viso, quindi vanno a riempire le rughette ed espressioni, vi vanno a colmare quelle che sono le rughe un po' più marcate, danno molta idratazione, danno un effetto, fanno un piccolo effetto lifting alla pelle. Insomma, è una crema fantastica per le pelli un po' più mature. Poi ragazzi, ho preso questo prodotto per il compagno di una mia cliente ed è praticamente la linea Sensitive Home ed è un trattamento idratante 3 in 1. Questo praticamente lenisce, idrata e protegge la pelle e di questo ovviamente c'è la linea anche dopo barba, c'è la stessa linea anche altri prodotti. Nello specifico la mia cliente ha preso questo e vi dico che mio marito, che ha la pelle molto sensibile, anche lui si arrossa, ha visto che si arrossa facilmente, si è convinto finalmente ad utilizzarla e vi dico che lui si trova benissimo perché è una crema molto leggera, molto delicata e si assorbe subito, non lunge la pelle. Sapete che alcuni maschietti, alcuni, non amano queste cremine, insomma, queste applicazioni delle cremine e cose altro. Poi ragazzi, ho preso per la linea mani, della linea mani ho preso queste due creme. Una è una crema idratante lunga durata, mentre l'altra invece è un concentrato antifreddo arricchito con karité. Entrambe hanno all'interno l'arnica. Questa qui in particolare è una crema idratante, voglio dire che appunto dà idratazione alla pelle delle mani. Ed è diciamo buona come crema. Io nello specifico utilizzo questa qui di giorno perché avendo le mani molto sensibili al freddo e al caldo ed ho praticamente un problema alle mani che io dico soffro di rigetto delle creme, nel senso che le mie mani quando applico la crema idratante dopo un po' mi rigettano le creme. Per questo, per queste mani un po' appiccicaticce, insomma, è una sensazione brutta che mi capita quando applico le creme. Con questa crema non mi succede neanche con questa. Questa in particolare io la utilizzo di mattina perché essendo proprio per il freddo, antifreddo mi protegge bene dagli agenti atmosferici, quindi io questa la utilizzo di mattina, questa di sera. Queste non sono mie, sono di una mia cliente. Sono prodotti molto apprezzati dalle mie clienti, questi qua delle mani. E poi c'è il deodorante roll-on, questo qui praticamente è senza alcol e senza parabeni, questo qua nello specifico è al profumo di fior di loto, è molto fresco, delicato, non dà fastidio, insomma. È un deodorante, poi i prezzi considerate che sono bassi e i miei clienti lo adorano. Passiamo adesso velocemente alle make-up. Ragazzi, prendo tutta la bustina, così faccio prima. Ah, però prima vi volevo parlare di questo prodotto, ragazzi, che è fenomenale. L'adoro, stupendo, fantastico, sono innamorata. È la nuova linea giovinezza radiosa appunto Yves Rocher. Ragazzi, questo è un fondotinta e all'interno contiene delle perle di cera delle rose. Cosa fanno queste perle? Vanno a riempire quelle che sono le rughette d'espressione, le rughette, donano un effetto levigato, setoso, molto luminoso alla pelle. Vi dico che della nuova linea appunto lanciata sul mercato, della stessa linea c'è appunto il fondotinta, poi c'è il correttore illuminante che io ho qui in due tonalità e poi c'è la cipria compatta che appunto è molto innovativa perché essendo comunque un antirughe vi va comunque appunto non va a inserirsi all'interno delle rughette ma appunto fa sì che questo effetto insomma molto levigato, molto molto bello insomma del viso. Chi prova questo tipo di fondotinta non lo lascia più. Poi vi voglio parlare brevemente di questi due rossetti cremosi brillanti. Non li ho provati ancora, me ne hanno parlato bene, ma sono appena usciti, quindi li ho presi per provarlo, e per provare sia per me che per farlo provare alle mie clienti.
Poi questi tre smalti, questi qua sono smalti ultra brillanti, hanno una buona, si stendono bene, hanno una buona coprenza, una buona durata e sono appunto brillanti. Questo è corallo, colore corallo, e sono per tre miei clienti che mi hanno chiesto il colore a mio piacimento. Io ho preso entrambi, a tutti e tre il corallo, perché è fantastico come colore. Poi il fondotinta fluido della linea Luminel con la cipria abbinata vicino, cioè la cipria compatta. Questi sono indicati per chi non ha particolari problemi alla pelle del viso, quindi vuole una coprenza normale, magari alle ragazze giovani che si avvicinano a fondotinta, ma che non amano magari le BB cream. Sono prodotti di ottima qualità anche questi qua, però ripeto, per chi non ha particolari problemi di pelle. Poi c'è questo qui, che è uno smalto, praticamente uno smalto trattante per le unghie, nel senso che è un riparatore delle unghie, non mi veniva il termine, me l'ha ordinato una mia cliente, io non l'ho ancora provato. Poi vabbè, un burro cacao, questo qua è quello nutriente, poi c'è la riparazione, poi c'è quella alle varie fragranze. E poi ho i due nuovi eyeliner blu e nero. Questa nuova linea di eyeliner, questa ha lanciato per l'estate, praticamente per la primavera, questi vari colori molto carini per gli occhi, appunto gli eyeliner. Poi ho le creme, queste sono creme, sono, credo, scusa, le matite per gli occhi. E qui c'è la matita colle e la matita 3 in 1. La matita colle è una matita scorrevole, indicata appunto per il contorno occhi, per la linea degli occhi, ed è molto scorrevole, molto morbida. E poi c'è la matita 3 in 1, che praticamente è col, poi è effetto eyeliner e poi effetto ombretto, che si può praticamente sfumare. E poi c'ho la matita Jumbo, ed è questa matita nel violetto, è presa colorazione violetto, che è un ombretto, praticamente una matita che può essere utilizzata sia come matita per gli occhi sia come ombretto da sfumare, e con questo si possono fare dei bellissimi smokey eye particolari, tutti colorati. Allora ragazzi, io mi fermo e faccio vedere che lo scatolo è vuoto. Non vado avanti, altrimenti mi prolungo molto, però volevo dirvi che se non avete mai provato i prodotti della Verochet, vi consiglio di farlo. Decidete voi come, o andate in un punto vendita a provare i prodotti, oppure contattate la vostra consigliera di bellezza, che se non ne avete una potete andare sul sito www.iverochetalia.it e nella sezione consigliera di bellezza scegliere in base alla vostra regione. Se invece siete di Napoli e volete avvicinarvi ai prodotti della Verochet, volete conoscerli, toccarli, provarli, contattatemi, perché appunto sapete, sono una consigliera di bellezza e sarò ben lieta di aiutarvi. Vi ringrazio per aver seguito questo video e anche l'altro, che comunque insieme diventano un po' lunghetti, e vi saluto ragazze. Io spero che vi sia stato utile, poi se volete una review un po' più dettagliata di prodotti fatemelo sapere ragazze. Vi mando un bacio e grazie per aver guardato il video. Un bacio ragazze, ciao!